Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Bene, allora buongiorno a tutti, signori degli orti. Vorremmo inaugurare questa mattinata con la scelta di alcuni pensieri che ci facciano riflettere sull'importanza di avere un orto. Quindi vi chiedo, chi ha voglia di estrarre un bigliettino? Il signor Rosario, vediamo un po'. Che cosa ha estratto il signor Rosario? Interessante, sentiamo. Stamattina. Il coltivatore è solo, ma quelli che mangiano sono tanti. A coltivare ci troviamo in più o siamo sempre da soli? No, a coltivare siamo sempre da soli. Siamo sempre da soli. Per mangiare poi. A raccogliere in parecchi. Scelga un bigliettino. Così vediamo di leggere. Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi. Gandhi. Questo non era bisogno della terra, lo so. Questa proprio mi sembra molto adatta al signore. A 9 anni zappavo già la terra. Ecco. Ho fatto la terza elementare e sono qui. È la mia, quella lì. Sì. Quella sta la sua, sì. Splende al plenilunio l'orto, il melo trema appena d'un tremolio d'argento. Pei lontani monti, color di cielo, sibila al vento. Questa qui a Torino, nel Piemonte, li chiamano trussette, sono quei cespuglietti di insalata rosso e verde che vengono fuori adesso febbraio-marzo, che stanno bene sotto la neve e poi vengono fuori dalla neve. Vediamo un po'. Allora io ho la mano fortunata, ciao. La mano fortunata, vediamo se ho trovato. Acqua di pozzo ammazza l'orto. Ecco, io questa non l'ho capito. L'ortolano. È l'ortolano. L'ortolano. Ecco. Ecco. Questo è un orto. Sono 100 metri quadri, abbiamo le canne, al momento opportuno poi si pianta, si semina, si fa da filare dei pomodori, melanzane, abbiamo un ricovero attrezzi, la capanna, qua il un po' disordinata però. Diamo un altro consiglio. Chi ha un buon orto non ha mai muso storto. Chi ha un buon orto non ha mai il muso storto. Fai vedere. Ma ce l'hai un pochettino storto. Chi ha un buon orto non ha mai il muso storto. Questa è una cosa già di sé. Vuol dire che se lo coltiva bene, quindi è contento. Invece... Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Madonna, questa è bellissima. Montana. Brava Serena. Grazie consigliere. C'era anche la poesia sulle serpi, strisce. Io volevo salutare sempre la signora, quasi ne sono innamorato. Ecco. Il primo giorno che sono arrivata mi ha portato un bellissimo fiore, un broccolo. Me lo ricordo ancora. Lo faccio un bacino. L'orto è la bottega di casa. Al 50% sì, e poi la soddisfazione di raccogliere nell'orto, la roba che semini tu. Ne prendo un altro, vediamo. No, però fa vedere che arrabbiato. Questo è grande. Anche questo è lungo. Anche questo è lungo, vediamo un po'. Un giorno mi è venuta la folle idea di coltivare un orto sui prati della Casa Bianca.
come punto di partenza di un dibattito sull'origine del cibo che mangiamo e sul suo impatto sulla salute dei nostri figli. Questo addirittura è Michelle Obama. Obama è sicuramente l'unica alla Casa Bianca che ha fatto. Qua abbiamo il presidente, il vicepresidente, la consigliera e la first lady, non ci manca niente. Un bigliettino con una frase dedicata agli orti, niente. Lo può leggere ad alta voce? Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi. È un pensiero importante. Importante, molto. E questo orto qua lo coltiva tutta da sola e la sua famiglia? Con la sua famiglia. Complimenti. Grazie. Adesso siamo solo all'inizio, abbiamo solo piantato l'aglio. Non vengono di nuovo. Più avanti si vedranno i frutti. Sì. Prendo un bigliettino. Lo prendi tu che sei più. Vabbè. No, prendilo tu, mamma. Nell'orto come vuoi, non si può mica entrare coi tacchi. Vediamo che frase di leggere. Anche perché penso che lei sia una delle più anziane qui dentro. Sì. Ci arrivo, Non abbiamo fretta. In orto e in giardino stacchi di continuo. Stacci di continuo, sì. No, è vero, no? Sì. Noi, cioè io, poi a me piace proprio stare qua, Non è che sia. Prima poteva dirmi che mi dà una pettinata, È umido, Ma hanno presi due, no? No, vale due. Sempre la solita. Se l'orto non beve, l'ortolano non mangia. Ecco. Sto togliendo dei tapinambur, qualcuno ne vuole? I tapinambur? Io sì, io li voglio. Le porto la cassetta fuori, le do la busta e se li prende. No, adesso li mettiamo via.